Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale di Gema Gamer. Oggi siamo qui in un nuovo video su For Honor. Allora, come potete vedere, sono tornato col centurione perché ragazzi è un qualcosa di fenomenale. Mi ci sono un po' allenato, non sono questo granché, però volevo farci una partita intera con lui e voglio vedere un po' come si comporta. Se quello che sto apprendendo più o meno nelle basi, nell'allenamento, serve a qualcosa, altrimenti non perdo tempo a mainarlo, perché la mia intenzione è quella di mainarlo e farlo arrivare allo stesso livello del Berserker, perché il Berserker al momento ce l'ho a notorietà 7. Invece questo qui l'ho leggermente basso. Però vedete ragazzi, sto imparando un po' a ferriare. Vieni qua. Vieni qua. Ok, primo andato. La squadra sembra buona. Vai, vieni qua. Ok. Oh, vieni qua, una bella vendettina. No, raga, non mi è entrato il colpo. Cavolo. Sono morto proprio così. Per colpa non so cosa, non mi è entrato il colpo. Torniamo sul campo di battaglia. Vieni qua, Orochi, non ti do nemmeno il tempo di girare. Esecuzione. Ok. Vorrei anche comprare le esecuzioni, l'aspetto mitico del centurione, perché ragazzi, voi non potete capire quanto adoro i gladiatori. E averlo in un videogioco per me è un qualcosa di fenomenale. È troppo bello, infatti vorrei portarlo a livello alto, soprattutto per farlo con la, per portarlo all'armatura nera. È bellissima. No, raga, l'alleato mi ha preso. Lo shinobi alleato mi ha preso. Oh, ma la smetti. Poi diciamo che in dominio il centurione è alquanto affidabile, perché nella confusione i suoi attacchi entrano quasi sempre, perché si attacca in gruppo la maggior parte delle volte. E infatti quando mi ritrovo contro due o tre centurioni lì è un casino. Però io preferisco affrontarli. Oh, è sto alleato a rotto i coglioni. Ora gli do una spadata in bocca. E so due volte che mi prendo. Guardate, continua a prendermi quello shinobi del cavolo. No, raga. Buonissima. Perché non faccio mai il pugno? Ok, non sono morto, non sono morto, non sono morto, non sono morto. Curiamoci. Perry fantastico. Perry fantastico, ragazzi. Qui sì che si vede il grande centurione. Dopo quel Perry, ragazzi, è un qualcosa di unico. Allora, vieni qua. Esecuzione. Tagliamogli le ginocchia. Ok, vieni qua. Rianimiamo. Oppure aspettiamo. Vai, aspettate, mi occupo di questo qui e andiamo a rianimare. Che attiva la vendetta, dai. Un altro Perry, ragazzi. L'ho fregato questo Berserker. L'ho fregato. Vediamo se muore. Muori. 11-1, raga. Stiamo andando benissimo. La partita anche non è male. Mi sto divertendo molto. Mamma mia, raga, va, guardate. Non sto parlando perché rimango impressionato da quanto è forte questo PG. È incredibile. Non lo so. Lo voglio provare anche su schermaglio, qualche altra modalità, perché è troppo forte. Per me è forte, ovviamente. Se beccate quelli che vi riescono a counterare tutto, avete vita difficile. Però, ragazzi, tipo questi perri che sto facendo, guardate le combo, io posso anche ritenermi soddisfatto dell'allenamento che ho fatto finora.
Vado un po', intanto qui lasciano la sessione, vado un po' su C perché li vedo in difficoltà. C'è il solito guardiano che fa l'attacco a zona. Vieni qua, ti stordisco un po'. Ok, è morto. Conquistiamo C. Ok, raga, sta andando benissimo la partita. No, ho sbagliato. Ho anche la catapulta, non me ne sono ancora accorto. Meno male che se l'è presa con Orochi, non se l'è presa con me. Ah, è un bot, ragazzi, questo è un bot. È il ragazzo che aveva acquistato prima. E qui mi fanno male. Mi ammazzano, sono morto. No. Attacco a zona. Fammelo, fammelo. No, raga, il muro. Ok. Sono salvato. Mi sono salvato, ragazzi. Attacco a zona in vendetta. Mamma mia, raga. È qualcosa di fenomenale. Guardate lo shinobi come malmena il berserker. Ok. Manca poco alla fine. Mancano 200 punti a noi per farli andare in vendetta. Per farli andare, scusatemi, in rotta, non in vendetta. Nuovamente il bot. Ce l'ha con me sto bot. Vieni qua. Sto a morire. Muoio adesso, eh. No, no, l'ho fatto fuori. Ho pochissima vita. Se mi beccano alle spalle sono morto. Dai, ok. Andiamo a prendere B. Buono, buono, ragazzi, 19-1. Mamma mia. È uscito fuori un partitone, non me l'aspettavo, sinceramente. E qua. Oh, Master Roshi, mamma mia, Perry. Mamma mia, raga, ma cos'è sto centurione? Fuori anche tu. No, raga, qui si stanno restando però, eh. Non va bene. Mi stanno seguendo, qui mi fanno fuori. No, raga. No, non mi ha... No, raga, avevo tirato la bomba. Fammi lanciarla, no, no, voglio lanciare la bomba, fammela lanciare, fammela lanciare. Va, raga, per lanciare la bomba mi sono fatto ammazzare, però ho fatto una doppia forse, non lo so. È stata una cosa stupida da fare. 22. Dai, raga, mancano gli ultimi tre. Dai, 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 dove scappa quello? Dai, Shinobi, prendilo. Sono tutti qui, sono tutti qui, sono tutti qui. Ora dovevo avere la catapulta, raga, lo sapete che cosa facevo qui. Allora, tu vieni qua, muori. Uno dei nostri è morto, uno dei nostri è morto. Uno di loro è morto. Io sto sbagliando tutto, ok. Manca gli ultimi due. Stanno chiudendo a panino il mio alleato. Fuori. Ok, doppia finale. E si vince, ragazzi. È stato un match fenomenale. All'ultimo siamo andati entrambi in rotta, ma la forza di questi due centurioni ha portato alla vittoria. Vediamo com'è andato il match. Un obiettivo conquistato, 22 abbattimenti e 2 morti. Un risultato alla COD, diciamo. Bene ragazzi, vi ho fatto vedere nuovamente la potenza di questo centurione, che secondo me è un personaggio veramente forte se lo si impara a dovere. Credo di portarlo a
notorietà più elevate perché lo adoro veramente tanto. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video del genere, con altre modalità o con altri personaggi a vostra scelta qui sotto nei commenti. Io provvederò a fare tutto ciò che desiderate, ragazzi miei. Lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale e facciamo tornare questo canale bello in alto, ragazzi, perché vi voglio carichi, carichi, carichi. Un saluto dal vostro Gemma Gamer, ciao! We can break apart the